Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di come si disegna. Oggi disegniamo Fazbear di Five Nights at Freddy's. È un giochino horror che io non conosco, non so neanche bene come si pronuncia, perciò ecco, spero che me lo diciate voi nei commenti. Intanto, grazie se siete passati di qua a guardare i miei video. Se vi piacciono, ricordatevi di iscrivervi e di suggerirmi qua sotto nei commenti quello che vorreste che io disegnassi nei miei prossimi video. Intanto andiamo avanti e vediamo. E vediamo il disegno. Questo è Fazbear. Lo disegneremo su Krita, sul computer, e quindi andiamo avanti e cominciamo. Intanto ricordatevi che il procedimento su carta è equivalente, perciò potete benissimo prendere un pezzo di carta e seguirmi con una matita, nel caso in cui non aveste il computer per poter disegnare. Allora, come al solito, cominceremo con un cerchio che sta ad indicare la testa, una linea centrale che ci indica il centro del viso, anche bene o male la direzione in cui sta inclinando la testa, e poi una linea per gli occhi. In questo caso cominciamo dagli occhi, abbiamo due cerchi, l'occhio sinistro lo faremo più vicino alla linea centrale e l'altro un po' più separato, e poi facciamo un bel musetto a metà dei due, sempre con il naso un po' spostato verso sinistra. Questo perché avendo la testa un po' spostata, tutto si sposta più a sinistra e le cose che sono più verso di noi, tipo il muso, si noteranno di più. Ad esempio, il musetto è proprio lì che nasconde parte dell'occhio sinistro, ma non tocca neanche l'occhio destro. Allora, alla sfera aggiungiamo anche due piccole guanciotte perché la testa non è proprio tonda, e poi facciamo il muso. Come vedete, la linea centrale del muso non sarà più legata a quella della testa, ma sarà separata. Ricordate, tutto quello che fate a sinistra sembrerà un pochino più piccolo di ciò che fate a destra, se fate la testa un po' girata verso un lato, altrimenti se fate un frontale, bene o male sarà simmetrico, specialmente perché parliamo di una specie di robottino. Adesso non so esattamente chi sia Fazbear. Questo me lo dovete scrivere voi nei commenti. Però, da quello che ho visto, lui ha il suo cappellino, il suo microfono e sembra essere quasi un presentatore. Ecco, per curiosità, fatemi sapere che ruolo ha in quel gioco che non so neanche pronunciare. Allora, andiamo a vedere intanto come continuare. Una cosa da tenere in considerazione è che questo orsetto è una specie di robot di latta. Perciò tutte le forme saranno abbastanza geometriche, ecco. Pensatelo come dei pezzi che assemblati creano questo robot, e in questo modo vi può aiutare anche a farlo in maniera un po' più precisa. Infatti aggiungiamo le spalle e le braccia e il corpo, che sono proprio come dei pezzi di metallo messi vicini per poter formare questo personaggio. E poi non ci resta che colorarlo, ecco. Il colore sarà quello che renderà l'immagine un pochino più giusta.
Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti quello che vorreste vedere nei prossimi video. So che mi avete fatto altre richieste, piano piano cerco di farle tutte. Vi ringrazio per aver seguito il mio video fino a questo punto e vi auguro una buona serata.